Da recenti studi è stato verificato che la percezione... No, Vagea, da recenti studi è stato verificato che la percezione del rischio... Niente, non hai capito niente, faccio io. Allora, da recenti studi è stato verificato che la percezione del rischio nei confronti delle malattie sessualmente trasmissibili è troppo bassa. Risulta infatti che solo il 6% dei giovani fa il test dell'HIV. Pensare che basterebbe solo un semplice prelievo del sangue. Vediamo cosa ne pensano gli studenti a riguardo. Ciao a tutti dalle NauTG, siamo qui presenti per parlare delle problematiche relative all'AIDS. La maggior parte degli studenti ha paura di fare il test. Il preservativo viene considerato solo un anticoncezionale o addirittura un impiccio. Un buon numero infatti ignora il pericolo di contrarre l'AIDS con rapporti occasionali e senza protezione. Vediamo ora cosa pensano e cosa sanno gli studenti relativo all'AIDS e al test dell'HIV. Hai mai fatto il test dell'HIV? Sì, l'ho fatto. Com'è stata la procedura? Beh, semplicemente sono andato all'Avis, ho donato sangue e mi è stato riscontrato che sono venuto fuori negativo e semplicemente... Non ho mai fatto test, non ho mai fatto niente, proprio non so niente. Lo sai che per fare il test basterebbe una semplice donazione, per esempio all'Avis? Beh, allora lo farò sicuramente, adesso che lo so. C'è un momento nella vita che devi dare, non solo ricevere, sempre perché purtroppo c'è gente che se ne frega. E infatti mettono a rischio non solo la propria vita ma anche quella delle altre persone. Penso che sia una minaccia di cui non si parla troppo spesso, mentre si dovrebbe parlare di più. E anche nelle scuole si comincia a parlare troppo tardi. Il fatto che vogliano provare subito, sin appunto da giovani, certe esperienze, secondo me li rovina molto e li cambierà in tutta la vita se prendono questa malattia. Continuo in tutto il mondo a mietere vittime perché non ci sono molti modi per fermare questo carro armato che uccide le persone gratuitamente. Secondo te c'è una cura? La potremmo trovare ma non la stiamo cercando adeguatamente secondo me. Non penso che drogati e omosessuali siano la causa della diffusione dell'AIDS. Ci sono anche eterosessuali e persone che non sono... omosessuali o drogati e contraggono questo virus, questa malattia gravissima. Cioè, secondo me è stato un pretesto. Perché non approfondiscono questo tema, proprio la Chiesa in generale. C'entra, la religione c'entra. Un movimento religioso non dovrebbe mai puntare il dito contro etnie diverse dalla propria o anche soltanto un pensiero diverso. Sugli omosessuali la Chiesa ci sta ancora adesso. Per esempio non è solo il fatto degli omosessuali ma anche il fatto che non voglia che venga promosso l'utilizzo del preservativo. Che i nostri interi contingenti si schiacciano con la testa contro un muro di gomma. Se è una cosa che aiuta la sopravvivenza di una persona o la salute, la Chiesa o chiunque altro dovrebbe promuoverlo. Quindi non capisco perché appunto la Chiesa sia contro l'utilizzo. Adesso anche fra ragazzi, anche a volte in talk show alla TV, ce ne rari sull'AIDS, però vabbè, quando ci sono si parla molto di luoghi comuni. Cioè la gente non sa effettivamente ciò di cui sta parlando e per sentito dire prende discussioni da qua e di là. Sì, che poi sentito dire spesso è sbagliato. Sentito dire spesso è sbagliato poi, però per pigrizia non si ascolta, ci si distrae, se capita un servizio alla televisione per noia si preferisce guardare qualcosa di più stupido, mentre si ha la possibilità di ascoltare qualcosa che comunque ci fa bene. È vero quello che dice lei, che preferiamo guardare qualcosa di più stupido invece che guardare qualcosa che davvero ci farebbe bene.
Però se non, a volte è vero quello che, anche che dice lui, che si parla solo di luoghi comuni, ma dovremmo anche essere noi a informarci, dovrebbe partire da noi, perché è nostra la salute, non è degli altri, è nostra. Secondo te l'USL fornisce i meccanismi adatti per l'informazione dei giovani? No, secondo me no. I giovani sono molto poco informati anche per questo. Per esempio, noi abbiamo avuto l'opportunità del concorso sull'AIDS l'anno scorso, che comunque per chi ha partecipato è stato utile, perché ci sono state date informazioni veritiere da persone che hanno avuto questa esperienza e persone che hanno studiato questa malattia. Però non tutti hanno questa possibilità, invece sarebbe bene che tutti potessero essere informati alla stessa maniera. Per collegarmi all'argomento di prima, volevo dire che l'AIDS è uno di quelle cose che pensiamo che capitano solo agli altri, a noi non capiteranno mai. Quindi è anche per questo che non ci informiamo, perché siamo ottimisti, pensiamo sempre al meglio, quando in realtà dovremmo preoccuparci di più di ciò che ci circonda. Dall'incontro che abbiamo appena avuto è risultato che c'è poca informazione. Speriamo che questo video ci aiuti noi e gli altri, quelli che lo guarderanno, a essere più informati. Un saluto dall'Einaudi TG e arrivederci, a presto. Ragazzi, sentendo un po' quello che dicono nell'intervista, qua tutti fanno i bravi ragazzi, nessuno mai sesso senza profilattico. Io non ci credo. Questo è un numero molesto. Do. Ed ecco le altre gne, 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 gne. Le altre gna. Le altre notizie. Gna la caca popù. Beh, spicciolo. Profe, dopo ci vediamo. Andate a migliorare questo. E i miei capistolini piccini picciò sono andati in Francia. Cosa metti quando io sto facendo? Vai avanti e fai il tuo... Cacchio, eh. Da recenti studi è stato verificato che la percezione... No, faccia da recenti studi... La percezione del rischio, no, non fare... Aggiungere che... Ho perso il segno. Non sei arrivata. Oh yeah. Ma non so fare niente allora. Da recenti studi è stato verificato che la percezione del rischio nei confronti delle malattie... trasmissibili... Hai perso il segno anche tu? Lo so. Posso farlo io? Posso farlo io, ok. Da recenti studi è stato verificato...